Sì, il cinegiornale ha mostrato Hitler che teneva un discorso. Baciava bambini. Quello mi dà i brividi. Lederhosen e bretelle. Terrificante. No, quel baffetto a essere orrendo. Non resterà in cattedra a lungo. I tedeschi sono un popolo riflessivo e rispettoso. Ma ora basta con i nazisti. Irwin, ci racconti dei suoi viaggi. Dove è stato? Berlino, in effetti. Ma è stato molto interessante. Delinquenti in camicia bruna al passo dell'oca, tutta la notte a urlare slogan antisemiti davanti al nostro albergo. Ero terrorizzata. Questo Hitler sembra una grossa seccatura. Gli Stati Uniti non dovrebbero fare qualcosa, signor Togwell? Stiamo valutando tutte le opzioni. Non durerà. Chi prenderà un pazzo del genere sul serio? Dall'ultimo conteggio pare 40 milioni di tedeschi. Ma è anche sempre così meravigliosamente contrario. Cesa e Sanborn der Coffee. 40 milioni di nazisti possono avere Togwell. Ho appena letto che hanno aperto campi di concentramento e hanno iniziato a bruciare libri. Poi a chi tocca? Al cinema? È vero questo, Irwin? Sì, Irwin. Ah, Hitler Schmittler. Non volti le spalle a un mercato come la Germania. Basta, è già fastidioso che Marion abbia dovuto sopportare quell'uomo nel cinegiornale. Cos'è un campo di concentramento? È stato affascinante, si capisce che la gente lo adora, lo ama. Probabilmente sto dicendo solo sciocchezze. Lei è la prima stasera a non farlo. A proposito di socialisti, che dire dell'ultimo libro di Upton Sinclair? No. Vuole consegnare l'impresa privata allo Stato della California. Eccone uno che non opzioneremo, Irwin?